Ciao mie cappine, bentornate sul mio canale. Questo è un video sulla palette, The New Nude Palette di Huda Beauty, la nuova palette che ha fatto Huda sulle tonalità del nude rosato malva. Questo è il look che ho creato con questa palette. Sono quasi una delle prime a fare questo video perché nessuno ancora ho visto video italiani parlare di questa palette. Ha 18 ombretti per 0,69 grammi di un prodotto a cialdina, è un powder all'apertura di 12 mesi ed è fatta in Italia. È fatta in Italia e adesso ve la mostro. Questo è il pack secondario, è di plastica trasparente, molto bella. Io quando l'ho vista mi veniva da piangere. Poi la tiriamo fuori e ve la faccio vedere aperta, e quando la vedete aperta, ragazze, fate così. Io ho fatto così. E vi dico già ad adesso che questa sarà la mia palette della vita, la mia palette preferita della vita. Il pack primario si presenta in questo modo, è veramente una bomba. Dietro, vabbè, ha tutte le alle grammature degli ombretti, alle varie formulazioni per ombretto, eccetera, eccetera. L'apriamo? L'apriamo insieme? Sì! Qua si presenta lo specchio, presenta questa cartolina qua di con la faccia di Huda e il make-up. E questa è la palette in questione. Gli ombretti sono wow, ragazze, sono veramente wow. Il look che ho realizzato adesso l'ho ricreato con questa palette. A me piace tantissimo. Non ho messo l'eyeliner per far vedere bene i colori, eccetera, eccetera. È stupenda, è stupenda. Questi ombretti sembra che hanno dentro delle foglie di argento e boh, guarda. Cioè, non ho parole, veramente. È una nude, non nude, come si può pensare di una palette appunto nude. Se voi pensate a una nude, viene in mente naked. E invece no, ragazze. È questa la nude. È questa. Ed è bellissima, veramente. Io non ho mai visto una palette così bella in vita mia, per i miei gusti, eh. Comunque, vi lascio agli swatch della palette e alla realizzazione del make-up. Vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Eccoci, mie cappine, pronti a realizzare il make-up con questa splendida palette di Huda Beauty. Guardate che bella che è, anche se ve l'ho fatta già vedere prima, lo so, ma veramente resto. Ah, penso che sarà la mia palette preferita. Penso che sarà la mia palette. Penso che non la lascerò mai più in vita mia. Comunque, andiamo con un pennello da sfumatura a prendere un colore per la transizione e vado a prendere Tickle, Tic, 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 Tac. Dio, come sono emozionata. Vado ad applicarlo anche perché questi sono i colori che mi piacciono un sacco a me. Quindi sono i colori che sono proprio nelle mie corde. Questi colori nude, sì, ma malva, rosa, rosati. E infatti avevo preso la Naked 3 per questo motivo, ma non è così come questa palette. Veramente è troppo figa questa palette. Non ci posso credere che è tra le mie mani. Sì, io penso che salterò tutte le altre palette, ma basta che ho lei. È veramente bella, bella. Poi
Mi piace tanto, tanto, tanto. Poi vado a prendere un colore un po' più scuro, vado a prendere Tesa, questo qua, per fare, infatti è un nude, è un nude tutta rosata, ma poi, cioè, guardate questi colori, ragazze, guardate questi colori, cioè, ma no, no, non potete capire, chi non la prende veramente non può capire. Con il pennello piatto. E io spero che resti, vado ad intensificare l'angolo esterno con il pennello piatto, lo prendo di piatto così. E spero che resti proprio in gamma permanente perché è veramente bella. Cioè, quasi mi dispiace quasi usarla. Pensate un po' voi. E quindi sono troppo emozionata. Non sono pazza, ragazze, ma è troppo bella, veramente. Poi a chi piacciono questi colori, poi come me, che divento matta per questi colori, è bellissima. Quando l'ho vista da Sephora, ho detto prendila subito. Pensavo in verità che sarebbe uscita prima su Cult Beauty. E invece, perché continuavano a pubblicizzare appunto sta palette, no? Su Cult Beauty. E dicevo, boh, uscirà prima su Cult Beauty. E invece no, e invece è uscita prima da Sephora. Non so se farà come la Cherry, no, la Cherry, perdonatemi, la gingerbread e andrà sold out. Questo non lo so, però è bellissima. Voglio stare leggera. Poi voglio prendere anche questo colore che si chiama Love Beat e voglio metterlo sempre nell'angolo esterno per intensificare ancora di più. No, veramente, Uda, è bellissima, è pigmentatissima, è troppo fighissima, è figherrima. Perdonatemi, ragazzi, ma io veramente cioè, quando l'ho vista, mi sono quasi commossa, mi piace veramente troppo. Vado a prendere un altro pennello da sfumature, vado a riprendere Trick, il rosa più malva, lo porto e vado a sfumare tutto insieme nella piega. Vado a riprendere l'altro pennello, sempre da sfumature, vado a riprendere il colore scuro, lo porto qua. Picchiettandolo. Con il dito vado a prendere questo spettacolo di colore. No, ragazze, veramente, guardate cosa sta, cos'è, cosa non è. Chiedetemi adesso qual è la mia palette preferita e poi ve lo dico. Potrei non comprare più palette per tutto l'anno dopo questa. Sinceramente parlando. Poi vado a prendere con questo pennello piatto qui,
Vado a prendere questo bar, si chiama, questo chiaro, e lo vado a portare sotto l'arcata sopraccigliare. E lo porto anche all'interno dell'occhio. Vado a riprendere un po' di questo rosa e lo porto un po' più in dentro. Vado a prendere sempre con questo pennello Love Beat, che è quello che ho usato per intensificare l'angolo esterno, per portarlo sotto la rima ciliare inferiore. Sono senza parole, veramente. Pensavo, a dire il vero, che sarebbe uscita prima su Cult Beauty, perché in teoria facevano la pubblicità su Cult Beauty, c'era la palette di Huda, che il 1° di novembre sarebbe uscita. Invece, con somma sorpresa, è uscita prima su Sephora. Nostra somma sorpresa è uscita prima da Seforino. Vado a sfumare anche il sotto. Vado a riprendere questo colore qui con le dita e vado a ripicchiettarlo. Non è bella, è di più. Non è bella, è di più. Quindi ragazze, non spengo, sono un po' emozionata perché questa palette mi piace veramente tanto. Vado a mettere il mascara, una matita nera all'interno dell'occhio, non vado a mettere eyeliner, metto solo mascara e matita nera e arrivo subito. Eccomi tornata ragazze, ho messo il mascara, una matita nera all'interno dell'occhio e sulle labbra ho messo Fetish di Mulac della collezione Freak Show. Secondo me ci sta bene e ci sta bene anche colori un po' più carichi, ma veramente, ragazze, non potete capire quanto è bella questa palette dal vivo. Quindi questo è il look realizzato con questa palette da favola praticamente. È proprio la palette delle Barbie, come diceva un ragazzo sul mio gruppo, ed è la palette che io stra adoro.
Questo è il look realizzato. Spero che. Allora, come considerazioni non ha fatto un briciolo di fallout, sono scriventissimi i colori ovviamente, come tutte le palette Huda, e mi piace tantissimo, sono felicissima di averla presa, adesso non ho fatto una base completa, quindi manca blush, sembra un po' smortina perché manca blush, manca un sacco di cose, l'illuminante eccetera eccetera, ma era per provare questa palette occhi. Per vederla, tra virgolette, diciamo in anteprima in Italia, qua con voi. E quindi niente, sono veramente strafelice, mi piace tantissimo e penso che sarà è la mia palette preferita. Penso che sarà la mia palette preferita della vita. Niente, ragazze. Se questo video vi è piaciuto e anche il look, mettete un pollice in su. Se non siete iscritti al canale, ricordatevi di iscrivervi al canale. Attivate la campanellina così sarete tra i primi a vedere i miei prossimi video. E vi invito a iscrivervi anche al mio gruppo Facebook, a venirmi a trovare su Instagram. Vi lascio giù sotto nell'info box tutti i link per venire a trovarmi lì. Vi mando un grosso bacione e questa palette è pienamente promossa. Se siete indecise se prenderlo o meno, se siete un amante dei colori rosa, malva, eccetera, eccetera, ve la straconsiglio. Provatela, è bellissima. Vi mando un bacione e ciao, mi cappine!